abbiamo mantenuto un impegno nei confronti della città e nei confronti dell'amministrazione comunale. Avevamo chiesto alcune cose all'amministrazione comunale e avevamo garantito che nel percorso che porti alla bonifica dell'area il comune non sarebbe rimasto solo. E abbiamo costruito una cabina di regia coinvolgendo il Ministero dell'Ambiente, la Regione Campania, la Provincia e il Comune, che propone un modello di governo di questa bonifica. Non sarà l'unico elemento che tratteremo, perché parleremo anche della vicenda dei lavoratori, con un linguaggio di verità, di chiarezza, senza prendere in giro i lavoratori che sono stati coloro che hanno aperto una breccia su questa vicenda. Parleremo della destinazione futura dell'area, cercando di coinvolgere i cittadini, soprattutto i cittadini del quartiere, ma l'occasione sarà propizia e opportuna per fare un ragionamento complessivo sullo sviluppo della città e sullo sviluppo della provincia. L'isochimica è la classica storia meridionale che parla di un intreccio perverso fra economia, gestione clientelare del potere, insicurezza dei cittadini e dell'ambiente. Noi vogliamo capovolgere i luoghi comuni che caratterizzano certi luoghi del Mezzogiorno e farli diventare luoghi ideali, esempi di come lo sviluppo invece deve essere declinato nelle nostre zone. Certamente il governo, attraverso il ministro Galletti, rispetto alla vicenda dell'isochimica sta prendendo impegni ben precisi che verranno riferiti e relazionati nella conferenza programmatica che faremo. A noi farebbe piacere che il Premier, oltre a visitare le eccellenze di questa provincia, faccia una presa di coscienza rispetto alle tante cose che non vanno in questa provincia e nel Mezzogiorno. Purtroppo la classe dirigente di questo paese, tutta e di tutte le parti politiche, mostra indifferenza e lontananza rispetto ai problemi del Mezzogiorno. Noi siamo quella parte di classe dirigente che riteniamo che il riscatto del paese, civile, morale, economico e politico, non possa che partire dal Mezzogiorno. E ragionare di isochimica e di sviluppo di questa provincia, non rinchiuso in un guscio ma guardando l'orizzonte del Mezzogiorno, è un modo per ribadire questo nostro pensiero.